Ludwig van Beethoven, sonata numero 30 in Mi maggiore, opera 109. È la terz'ultima delle 32 sonate composte da Beethoven ed una delle più conosciute. Thank you.
Frédéric Chopin. Mazurke, opera 30. Legata inscindibilmente al nome di Chopin, la mazurka è una composizione in tempo ternario ispirata ad un'antica danza popolare polacca del Cinquecento, divenuta danza di sala verso la fine del Settecento. Igor Andrev esegue le quattro mazurke dell'opera 30 pubblicate nel 1837. Thank you.
Claude Debussy, Poisson d'Or. È il terzo della seconda serie della raccolta di brani per pianoforte Image, composta e pubblicata nei primi anni del Novecento. Il brano si ispira a un pannello giapponese laccato di nero e intarsiato con madreperla e oro, che raffigurava due pesci rossi dai riflessi dorati in un fiume stilizzato. Il manufatto si trovava nello studio del compositore e ora è esposto nella casa natale del musicista. Claude Debussy, Ondine e Fuochi d'artificio, dal secondo libro dei Prelude. Qualche anno più tardi delle raccolte chiamate Image, Debussy si dedicò alla stesura di altre due raccolte di brani per pianoforte, i Prelude. Ondine e Fuochi d'artificio fanno parte del secondo libro. Nel primo, l'effetto impressionistico è più evidente, con accenni a temi di danza e di canto della ninfa ondina che si muove sinuosa fra le acque in modo scherzoso. Fuochi d'artificio è invece caratterizzata da sonorità forti e incisive. La tecnica pianistica del compositore giunge a vere e proprie esplorazioni delle possibilità dello strumento, il cui timbro viene sfruttato in modi diversi. La rappresentazione del giorno di festa, probabilmente il 14 luglio, è evocata nella parte finale con un accenno della Marsigliese.